merito della pittura, che poi è disegno, di Laura Longhitano Ruffil. Questi sono tutti pastelli. La tecnica è pastello su carta pergamena, varie carte pregiate, eccetera. Infatti il titolo che abbiamo dato come titolo Suggestioni pastello, no? Giocando un po' sulle parole, colori pastello, suggestioni pastello. Ora, parto da un dato tecnico e poi entro nel merito, che si vede per esempio bene in questi due disegni che abbiamo messo centrali. Uno è un autoritratto e l'altro è il ritratto di una nipote, la modella prediletta, perché c'è, compare in diversi... Sì, Reca. Ora, qui in questo autoritratto abbiamo un disegno, un tratto più minuzioso e più dettagliato e più preciso, più icastico, dove, adesso prima le ho fatto una foto, ma non l'ho ancora pubblicata, dove la precisione del dettaglio è funzionale a rendere la somiglianza, la presenza, l'essere vivo del ritratto. Qui abbiamo un disegno dove, tecnicamente parlando, è meno preciso, è più un bozzetto, è più sfumato, è più corsivo, no? Qui abbiamo una... E se voi guardate con molta attenzione, anche per esempio, le nature morte tendenzialmente sono più icastiche, esatto. Mentre invece i motivi floreali sono molto più pittorici, molto più lirici. Molto, anche, poi in alcuni casi abbiamo un po' una via di mezzo, ok? Ora, dipende dalla necessità espressiva, cioè la maggior precisione o la maggior corsività del segno è funzionale al tipo di emozione, di sensazione che si vuole far passare con quell'immagine. Allora, qui abbiamo una dimensione di sospensione del tempo, ma di, no, c'è una stratificazione del tempo, cioè noi di questa donna abbiamo la sensazione, no, del tempo che si è andato stratificando e che è andato a definire la cosa. C'è questa luce vibrante dietro, ma il volto, no, è in un'espressione che è, come posso dire, è quasi una sintesi di espressioni, è una subspecie eternitatis, cioè è l'astrazione nel senso alto del termine, no? Una sintesi. È molto interessante che questo sia fatto come autoritratto, perché devo dire che i tuoi autoritratti sono i lavori più interessanti. Non è quasi mai così, è difficilissimo per un artista. Però invece c'è, oltre alla precisione, eccetera, ma c'è anche una sensazione, un'emozione, una poesia, ma anche è una poesia del dettaglio. Qui invece, cioè del tempo che si stratifica, no? Qui c'è un lavoro sul tempo, ma qui è l'attimo, qui è proprio l'istante, un secondo, quell'istante lì in cui la luce batte, c'è questo piccolo controluce, questi capelli che dorati, e questa, l'istante di questa ragazzina, no, che ha come un attimo di timidezza, di questo sorriso accennato, noi intuiamo un pudore di un istante, no? Allora, è sempre un lavoro sul tempo, ma qui è l'attimo che viene colto. È per questo che il tratto è più corsivo, perché occorre acchiappare quella cosa lì che sennò sfugge. Qua invece c'è un lavoro di stratificazione. Allora, non è un caso che sulle nature morte abbiamo lo stesso lavoro di stratificazione, perché è l'oggetto inanimato che sta lì, mentre sul motivo floreale, che comunque il fiore dà più l'idea di qualcosa di in movimento, no? È,
abbiamo più un vibrare, una leggerezza, una corsività del gesto. E quindi, innanzitutto, l'indugiare più o meno sul segno e sul particolare dipendono esclusivamente da una necessità espressiva, di significazione. Non è manierismo, non è esibizionismo della tecnica. La cosa interessante e fondamentale dei lavori di Laura Longhitano è che c'è quel tanto di tecnica che serve, niente di più, niente di meno. Non c'è virtuosismo fine a se stesso, c'è virtù, che è un po' diverso, no? E poi la cosa più evidente, ma anche nelle letture morte, è l'empatia. C'è un senso, di carezza. Cioè, noi abbiamo la sensazione che lo sguardo di Laura Longhitano, e quindi il suo segno, accarezzi, come la luce. La luce che tocca, accarezza questi oggetti, queste figure, questi volti. No, c'è questa delicatezza, questa poesia, questa delicatezza che diventa poesia. Cioè la luce, il tocco, per qualche motivo misterioso, perché io non lo so perché questi spicchi d'aglio sono poetici, no? Però questo è il quadro che a me piace di più di tutta la mostra, devo dire. Adesso sarà una cosa sciocca. Però in questa cosa qua c'è tanta di quella poesia, però è una piccola cosa, è un nulla, no? Ma è il modo, è lo sguardo, è il modo in cui la sensibilità e lo sguardo dell'artista si traduce in piccoli colpi di luce, in composizione, in armonia dei toni, dei colori, no? E questo vale. Poi, a proposito, per esempio, adesso ragiono con voi mentre guardiamo i quadri. Ora, prendete questo e guardate quanto è diverso stilisticamente dagli altri lavori che state guardando. Ma perché queste sono le Dolomiti, questo è un paesaggio con una luce intensa quale può essere in montagna, no? E quindi c'è la necessità, la mano dell'artista si adatta al soggetto da rappresentare, ma che prima di tutto diventa visione, introspezione. Non c'è un primo piano lì. Lì e altre cose c'è un primo piano. Bravissimo, bravissimo. Quindi occorre cambiare mano, cambiare registro, cambiare ritmo, perché quello che si vuole raccontare è qualcosa di diverso. Quindi la tecnica in funzione... No, guardate quanto è diverso. Questa cosa che si staglia e questo motivo floreale, così evanescente, così, no? Non si direbbe quasi la stessa pittrice se guardassimo solo questi quadri. Se guardiamo tutti invece capiamo che c'è questa capacità di aderire della mente, del cuore, della mano, che aderisce però al soggetto, che è in funzione della rappresentazione che si vuole far passare. No, è per quello che non è virtuosismo, perché il virtuoso rappresenta se stesso, non rappresenta quello che sta cantando, quello che sta recitando, quello che sta disegnando, ma rappresenta lui, quanto sono bravo, adesso vi faccio vedere quanto sono bravo. Invece qui l'artista scompare per far uscire quello che sta rappresentando, perché all'artista importa molto di più rappresentare quell'istante della ballerina che si sistema la scarpetta o della donna andina che ci sta guardando, dietro cui c'è tutta la sua storia, tutta la sua vita, no? E allora è più importante che passi la sua storia e la sua vita piuttosto che quanto è brava Laura Longhitano che sa dipingere così bene e che rende così bene l'espressione. Poi dopo noi ci rendiamo conto che guardiamo questo viso, entriamo in comunicazione con questo viso perché c'è un medium che ce lo consente di fare, e quel medium è l'artista, che è capace di
cogliere e di trasmettere le emozioni che sono dietro un volto, uno sguardo e la storia che c'è dietro. Ecco, questa è l'altra cosa. Dietro quegli spicchi d'aglio c'è una storia. E così come è più facile capirlo dietro un volto di una donna che chissà quante ne ha passate, eccetera, meno facile capirlo. E in questo caso c'è una storia, ma che è molto di più la storia dell'artista, che cioè lì è il correlativo oggettivo, è l'oggetto che si fa interprete delle emozioni, della poesia dell'artista, lì è più evidente, no? Ma anche queste nature morte, cioè anche no? Al di là, ripeto, anche qui, dell'abilità tecnica, anche qui, ecco, faccio notare una cosa semplice. Allora, la parte centrale c'è una messa a fuoco e una precisione, pur nella morbidezza del pastello. La parte invece di questo drappo che c'è dietro è molto più sfocato e molto più sfumato. Qui c'è proprio un uso della messa a fuoco e dello sfocato. Però è un passaggio graduale impercettibile. Se io non ve lo dico, voi non lo sentite, ma non lo cogliete con precisione. Avete questa sensazione perché lo sguardo viene calamitato, poi questo gioco di riflessi, no? Eccetera. Viene in mente Cupido allo stagno. Bravissimo, bravissimo. E ecco, l'altra cosa importante è che è chiaro che qui c'è la storia dell'arte italiana filtrata, no? Attraversata. L'altra cosa che mi piace di questa mostra è che ci sono i generi, la natura morta, il motivo floreale, il paesaggio, la figura, il ritratto, cioè tutta quella che è la pittura di genere, che è fondamentale, come il cinema di genere, è fondamentale, perché è l'ABC, è la costruzione del saper dipingere. E qui è evidente che c'è la storia dell'arte, la stratificazione della bella pittura italiana in maniera chiara, ma c'è anche una contemporaneità, perché il contemporaneo è tante cose contemporaneamente, cioè è contemporaneo anche il saper riprendere la tradizione, perché questi dipinti, questi disegni ricordano la classicità, ma sono cose nuove, sono soggetti nuovi, sono inquadrature nuove, sono quadri nuovi. Quel quadro lì non c'era prima che ci fosse Laura Lunghitano, anche se è chiaro che c'è la tradizione della grande ritrattistica, eccetera. Quindi questo è importante, perché significa che noi oggi possiamo fare, questa è una cosa che io ripeto spesso, perché noi oggi possiamo fare quello che vogliamo, dall'iperrealismo all'astrazione, alle installazioni, alla videoarte. Quello che conta è che lo sappiamo fare, cioè che abbiamo la capacità tecnica, ma che abbia un senso, che sia in grado di raccontare qualche cosa. Ecco, qui ognuno di questi quadri ci racconta qualche cosa. Ecco, no, qui non è narrazione, questa è poesia, perché la pittura di Laura Lunghitano, ognuna di queste cose è una poesia, perché c'è quell'atmosfera, quella delicatezza, quella capacità di in pochi centimetri quadrati di condensare, perché la poesia è questo, al di là dell'aspetto della delicatezza, del particolare, eccetera, ma la capacità di condensazione dell'istante, del volto, della storia che c'è dietro un volto o uno spicchio d'aglio. No. Parola, aglio.